La respirazione è un fatto naturale e non è necessario diventare dei fanatici esecutori di esercizi di respirazione o campioni mondiali di respirazione per suonare la tromba. È anche vero però che quando si suona uno strumento a fiato bisogna imparare a prendere e a gestire più aria di quanta ne serva per parlare. Per questo è necessario impegnarsi sin da subito ed apprendere delle buone abitudini respiratorie da applicare allo strumento. Ragazzi e ragazze, benvenuti sul canale del Prof di Tromba. 30 esercizi per migliorare postura, respirazione. Un esercizio al giorno. Inserite questi esercizi nella vostra routine di studio, prima, dopo e durante, e combinateli come meglio credete. Iniziamo subito. Oggi circuito respiratorio e andiamo ad applicare tutte le cose che abbiamo imparato nei giorni precedenti. Vi spiego un attimo quali sono le regole del gioco. Faremo due cicli respiratori, 8 dentro e 8 fuori, due cicli respiratori, 4 dentro e 4 fuori, due cicli respiratori, 3 dentro e 3 fuori, 4 cicli respiratori, 2 dentro e 2 fuori e 8 cicli respiratori, 1 dentro e 1 fuori. Andiamo ad iniziare. Bene, si sta alzando il vento, ci mettiamo tutti in movimento. Come sempre, piedi ben piantati a terra, ginocchia flesse, ora sapete anche il perché, ieri ve l'ho spiegato. Oggi non uso la bag in modo che possiamo insieme visualizzare meglio l'aria, con il movimento del braccio. Come dico sempre, il braccio è in tensione, perché c'è una tensione nel braccio, c'è una tensione e c'è anche un'intenzione, ovvero quello di non fermarsi mai e dare direzione all'aria che entra e l'aria che esce, l'aria che entra e l'aria che esce. Metronomo sempre acceso e in testa. Le regole del gioco le conosciamo già. Iniziamo, scarichiamoci in quattro tempi. 1, 2, 3, 4 dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentro, 1, 2, 3, 4 fuori, 1, 2, 3, 4 dentro, 1, 2, 3, 4 fuori, 1, 2, 3, 4 dentro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 1. E stop ragazzi, ripetiamoci, mi gira la testa chiaramente come sempre, questo esercizio per più volte, fate una pausa tra questa strategia che vi ho mostrato e l'altra, quindi fate più circuiti respiratori come questo, magari lo fate per 4 volte, fate una pausa perché gira chiaramente un pochino la testa. E una cosa che voglio dirvi, sono sempre molto puntiglioso, non sono mai contento al 100% di questi esercizi che vi mostro, ma vi giuro che quando studio questo tipo di esercizi sono super concentrato, lo sono anche adesso, ma quello che voglio che andiate a ricercare voi è veramente il relax e la pienezza, è veramente
spremetevi fino all'ultimo goccio d'aria e prendete tutta l'aria che avete a disposizione, spingetevi oltre i vostri limiti. È tanto tempo che faccio questo tipo di esercizi, ma vi garantisco che li faccio tutti i giorni perché non sono perfetto nel mio gesto respiratorio e io mi fermo ogni volta a studiare veramente la perfezione, andando a cercare ogni giorno il massimo nel tutto pieno e il massimo nel tutto vuoto, spremendomi al massimo e andando oltre ogni limite nel relax, 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 relax. Guardami, guardami. Ci vediamo domani. Ciao. Un esercizio di respirazione al giorno toglie il prof di tromba di torno, quindi fatelo. Mettete un like se vi piacciono i miei video, condivideteli e invitate tutti a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ragazzi, un grande abbraccio dal prof di tromba e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!